A una settimana esatta dall'arresto di Alessandro Basciano, detenuto il 21 novembre nel carcere di San Vittore a Milano con l'accusa di stalking e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni, il caso continua a tenere banco. L'arresto è avvenuto dopo un presunto episodio di aggressione nei confronti di Mattia Ferrari, amico intimo dell'influencer. Da allora, il caso ha attirato l'attenzione dei media, diventando argomento di discussione su giornali e programmi televisivi. Dopo 2 giorni, Basciano è stato rilasciato, ma resta sotto indagine. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo interrogatorio, mentre Sophie Codegoni si è recata presso gli uffici della Procura di Milano per essere nuovamente ascoltata dagli inquirenti. Entrambi hanno raccontato la propria versione dei fatti ai media. Il DJ ha concesso interviste e partecipato a programmi televisivi, mentre Sophie ha mantenuto un profilo più discreto, intervenendo solo sui suoi social e attraverso un'intervista al Corriere della Sera. Molti personaggi dello spettacolo, inclusi i presunti amici della coppia, hanno scelto di non esprimersi sulla vicenda, mantenendo un rigoroso silenzio. L'unico ad esporsi è stato Gianluca Costantino, amico di Basciano ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, che ha parlato con Fabrizio Corona. Anche Manuel Bortuzzo, ex coinquilino della coppia, ha attirato l'attenzione dei social per un suo like ad un video pubblicato da Basciano insieme a Corona. Nonostante ciò, Manuel non ha commentato apertamente la vicenda. È importante sottolineare che si tratta solo di un gesto sui social e che Manuel non ha fatto dichiarazioni pubbliche sulla questione che ha coinvolto Alessandro Basciano.